Seba Rossi, ancora Del Piero per Davids, steso in area, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus, un provvedimento tutto sommato giusto, l'intervento di Rossi netto sul piede di Edgar Davids, nessun dubbio per Braschi, penalty per i bianconeri. Ma Cristiano, io invece ho qualche dubbio, perché ho visto che la palla si è spostata completamente dalla linea che aveva, significa che... Rivediamo. È arrivato contemporanea, sicuramente ha preso anche il piede, però la mano destra... È stato Davids. No, la mano destra, l'impressione è che la mano destra abbia toccato anche il pallone, ma comunque in una dinamica di azione come questa, la velocità, noi siamo ce la siamo rivista in replay, è logico che la dinamica ti porta a dare anche calcio di rigore. Del Piero contro Seba Rossi, 12 minuti sul cronometro, Del Piero, la rincorsa, rete! Juventus in vantaggio, spiazzato Sebastiano Rossi, Juventus 1, Milan 0, il gol di Alex Del Piero. Grande trasformazione, grande freddezza, lui che solitamente calcia alla destra del portiere, qui ha aspettato l'ultimo momento e ha piazzato invece a sinistra. Ecco, rivediamo la trasformazione, qui ha anticipato un attimo Seba Rossi, si è buttato appunto dove pensava, dove tutti pensiamo che lui possa tirare perché è la sua parte preferita, invece lui ha spostato all'ultimo momento, spiazzato. Piero in posizione di battuta. Terza opportunità appunto per Del Piero, le prime due calciate male, vediamo. Del Piero, rete! Straordinaria trasformazione di Alessandro Del Piero. Giovanni, avevi previsto tutto da quella posizione. Del Piero difficilmente sbaglia, al terzo tentativo il gol di Alessandro Del Piero, doppietta personale, la Juventus si riporta in vantaggio, sorride Marcello Lippi. E ha ragione a sorridere, però non si possono concedere troppe opportunità, troppe possibilità a Del Piero di calciare punizioni da questa posizione, perché può anche sbagliare una volta, può sbagliare due volte, alla terza ti castiga. Straordinaria esecuzione di Alessandro Del Piero, che va a posizionare il pallone proprio al 7 dove Rossi non può arrivare, poi la gioia